I don't wanna know, oh, 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 who's taking you home, 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 and loving you so, 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 the way I used to love you. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 loving you so, 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 the way I used to love you. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh no. Buongiorno a tutti. Oggi Get Ready With Me, quindi un Mi Preparo Con Voi, dove vi faccio vedere in action i nuovi pennelli di Neve Cosmetics, questi qui della collezione Crystal, che è già online, quindi è già vendibile, e quindi vi dico le mie prime impressioni ed anche vi faccio vedere in action questi due ombretti di Nabla che fanno parte di questa collezione qui, che è la Potion, sono un attimo impreparata, però comunque questa collezione qui, dove ci sono usciti 6 nuovi ombretti in crema. Un altro che mi ha entusiasmato è Rhea, però vi faccio vedere tutti gli swatch sul mio Instagram, Facebook, perché lì la foto si vede, è più realistica, è perfetta, insomma ve la mettete, ve la guardate meglio ed è ok. È un look molto blu, vedete questo fascio di luce perché ho stratificato 2 illuminanti, e io scappo, vado a mangiare giapponese e ci vediamo al prossimo video. Inizio con un pizzico di Divine Tone di Kiko, che è questo siero idratante illuminante della collezione limitata Neo Noir. È come se fosse un mezzo primer, perché comunque come consistenza è quella, però è un po' più fresco ed è comunque idrata comunque il viso. Ha un profumo, ok? Quindi può non piacere come tipologia di prodotto, perché comunque molte persone non amano il profumo all'interno dei cosmetici. Però devo dire che, tra l'altro, negli ingredienti ho visto che tipo al terzo posto c'era l'ossido di zinco, e quindi è un antiossidante protettivo più che altro. Successivamente applico questo nuovo contorno occhi antiocchiaie trattamento di Bionique, che ha questo erogatore così. Ha all'interno il pigmento, quindi fa sia da crema, vedete com'è? Dicevo, fa sia da crema che da correttore, vedete? E ha anche un ingrediente che va a proteggere il microcircolo, quindi è proprio un prodotto da trattamento. Però avendo comunque questo bel colore corallo, andiamo a correggere le discromie. Diciamo che per chi è molto chiaro questo correttore si può vedere, quindi effettivamente anche a me un po' si vede, quindi io adesso andrò con un altro correttore anche. Ha una bella consistenza perché è asciutta, però allo stesso tempo idrata bene. Quindi o adesso andate con un pizzico di fondotinta che utilizzate, oppure andate con un correttore che sia chiaro. Utilizzo quello di Neve Cosmetics, il più chiaro, quindi un pizzico. E lo vado a lavorare bene. Se avete una spugnettina, non fate male, ma io sto in mega ritardo come sempre. Ok, questa volta vado ad applicare questo fondotinta qui, che è sempre di Kiko del Nuovo, è lo Skin Tone, nella colorazione Neutral 40, che è proprio la mia colorazione, quindi sono stata mega fortunata a ricevere un prodotto che è della mia colorazione, ed utilizzo questo pennello da fondotinta piatto di Neve Cosmetics, della nuova collezione, questa qua Crystal, questa qui che hanno fatto per questo, diciamo, queste feste natalizie che ancora devono arrivare. È un fondotinta ultra leggero, quindi questa cosa mi piace da morire. Lo sto testando ormai da quasi un mese, nemmeno, no, forse 20 giorni, e da poco tutti i prodotti che mi mandarono sono vendibili sia online che nei negozi. Infatti vi ho avvisato appena li ho visti, perché mi avete chiesto come mi stessi trovando. Allora, la cosa strana di questo pennello è che, nonostante sia piatto, non fa striscette. Cioè, nel senso,
voi vedete un po' le fa, però se andate bene a tamponare poi le toglie. Questo fondotinta è comunque stratificabile, nel senso che potete fare più passate, quindi ad esempio a me già una piace e basta. Ah, dimenticavo, questo qui non ha molto profumo, quindi per chi non ama i profumi può andar bene. Ok, poi vado con questa nuova palettina qui, sempre di Kiko, che ci sono i colori, ecco la striscetta. Ci sono i colori a contrasto. Allora, io non amo particolarmente questa tipologia di palette, però vado un poco con questo colore qui che sembra, vedete, sembra corallo, ma in realtà è proprio beige, e vado su brufoletti un po' più evidenti. Ho visto che anche Clio l'ha recensita, vado sulle alette del naso. Ed anche lei, come me, non ama queste tipologie, cioè perché io vado direttamente con un fondotinta coprente. La teoria dei colori, ok, però fino a un certo punto comunque, che ci si perde molto spesso solo tempo. Poi con questo centrale, che è l'illuminante ed è quello che preferisco di tutta la palette, vado sugli zigomi, essendo in crema vado adesso, non vado dopo. E successivamente dopo vado anche con quello in polvere. Ma solo qui? E adesso con quest'altro pennello, vedete che è piatto, vado con la cipria Actin di Bionique, che però, diciamo, l'ho messa qui dentro polverizzando tutti gli accumuli delle ciprie che praticamente mi sono rimaste ogni volta che terminavo quasi la cipria, no? Avete presente, tipo, vedete adesso questa? Questa c'ha il buco, fino a un certo punto riuscirò a prenderla, dopodiché la disintegro e me la ficco qui dentro praticamente. Quindi piano piano sto facendo una cipria in polvere libera, però con gli ingredienti di quell'Actin. E mi piace da morire questo pennello, questo di questa collezione è quello che preferisco, perché il fatto che sia piatto mi permette di fissare il fondotinta in una maniera eccezionale. Lo potete utilizzare ovviamente anche come pennello per il fondotinta in polvere. Ovviamente dove ho messo l'illuminante non vado con la cipria, oppure se vado vado in maniera molto leggera. Poi, sempre con lo stesso pennello angolato, vado a prelevare in maniera così, vedete, angolare, la Bama Mama di Bude Balm. Vedete? Così. E la applico così, dopodiché prendo di piatto e me lo sfumo. Faccio lo stesso un po' sul mio nasone largo e brutto. Con questo pennello viene tipo un contouring molto leggero. E mi piace. Altro pennello che mi sta facendo impazzire è questo qui, che vedete è tondo, ok? Quindi per il fard è uno spettacolo. Diciamo che dei quattro pennelli che mi hanno mandato mi piacciono molto questi due, ok? Questo piatto e questo tondo. Amo un po' meno quelli proprio piatti, questi due, perché uno è più grande e uno più piccolo. Che comunque non sono un amante dei pennelli piatti in generale, anche se comunque devo dire che questo doppio non fa tante strisce come mi aspettavo. E questo più piccolo è bello per il contouring in crema. Comunque vado col fard di Defa Cosmetics, che ormai mi state vedendo utilizzare parecchio. Vedete come, cioè, è bellissimo. E adesso vado a risaltare questo illuminante che ho messo in crema con questo in polvere di Anastasia Beverly Hills. Questa è una palette che acquistai a New York. E vado ad utilizzare questo qui perché è sullo champagne ultra shimmer. Si chiama Summer, esattamente. E visto che è sera e stiamo per andare dal Giappo, ecco, okay. Risaltano molto gli illuminanti con le luci artificiali, ok? Quindi l'ideale sarebbe fare sia crema che polvere. Poi lo metto giusto un poco sulla punta del naso, che a voi non piace tanto, però a me piace. E per questo look utilizzerò il nuovo cream eyeshadow di Nabla, che si chiama Utopia, che è questo bellissimo rame. Vedete com'è? E sul dotto lacrimale voglio... Ah, cavolo, mi sono struppiata. Voglio applicare Petite Melody, che è questo qui.
Perché? Perché il contrasto tra il blu e il rame è spettacolare. Lo applico direttamente con le dita. È un rame però abbastanza scuro. Per i trucchi veloci sapete che io amo questa tipologia di ombretto in crema. Io la mattina di solito quando mi sveglio tardi ovviamente metto qualcosa del genere. Petite Melody lo applico però con un pennellino molto piccolo. Questo è di Real Technique perché voglio essere molto precisa, visto che è un leggero punto luce. Ho notato sbocciandolo che non ha una coprenza elevatissima Petite Melody, per cui lo trovo molto carino come punto luce. Dovrei fare un po' le sopracciglia, eh? Fate finta che non vedete. Successivamente vado subito con l'eyeliner, questo qua di Kiko che amo, che è il 107. Poi andrò a creare una leggerissima sfumatura nella piega. E questo accostamento rame blu elettrico è pazzesco. E questo è veramente uno degli eyeliner miei preferiti. Allora, prima di fare l'altro occhio, faccio subito una cosa, perché che cosa succede di solito quando mettete l'eyeliner liquido? Tocca le ciglia, quindi o lo togliete immediatamente, vedete così, però comunque tracce ne restano, o mettete immediatamente il mascara, perché altrimenti si solidifica l'eyeliner sulle ciglia e quando andate a mettere il mascara diventa un pasticcio. Dimenticavo, questo Sculpt, ecco, lo sapevo che succedeva, mannaggia la fretta, si frottella. Sto utilizzando lo Sculpt, sempre questo, sì, mi direte, ah, come sei noiosa. Ma in realtà l'ho riacquistato perché mi trovo benissimo. All'interno della rima metto la matita burro chiara, insomma quasi bianca, della Benefit, che è un matitone. Matitone per le sopracciglia, però vedete, all'interno della congiuntiva dà un effetto pazzesco glow. Per le ciglia inferiori però vado ad applicare lo Sculpt della Bionique, perché è più sottile, quel coso enorme diventa un casino sotto. Adesso vado con la Tartelette di Tarte, con un mix di marroni, utilizzerò questi due, quindi un marrone e un tortora, e vado solo leggermente nella piega per dare più intensità. Lo faccio adesso perché con l'eyeliner ho una guida, cioè non vado oltre questa zona qui. Alla fine ho usato solo il marrone caldo, eh. Poi vado con il panna, un pizzico, sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso vi faccio vedere in action i brown... come si chiama? Adesso vi faccio vedere in action i brow pot di Nabla, questi qua. Io utilizzo il Mars perché è un marrone che ha all'interno un pizzico di arancio, quindi va benissimo per me che sono nocciola. Inizio dall'angolo perché è quello che, se ci fate caso, mi manca. Voi considerate che qui devo pure depilarle, eh? Qui vado solo leggermente, completo l'altro occhio intanto, vado leggermente sotto le sopracciglia con la matita di prima per illuminare subito sotto, perché comunque l'effetto dell'eyeliner, questo qui per le sopracciglia, cioè del pot per le sopracciglia, a me non fa impazzire, perché io amo un effetto un po' più naturale. Sulle labbra applico Lolita di Kat Von D, perché credo che con il look ci stia da Dio. E poi, perché ve la volevo far vedere in action, asciugate sempre gli angoli della bocca. Non amo molto l'applicatore perché è lungo, non è bello, non mi piace, però la tinta è... mi piace. Io questa qui pensavo di metterla il giorno del matrimonio perché a me piace da morire. Voi che dite? E niente, questo è il look finito. Io ho messo questa, ma il look in generale non mi fa impazzire perché, ma non lo so, mi piacciono i miei capelli che stanno crescendo. Dovrei tagliare, ma lasciamo così. Io spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere con uno di questi, dei commentini qui sotto. E io vi lascio, vado a mangiare giapponese.
Alla prossima!